Graziano Beltrami, la seconda edizione dell'Open Day che sta riscuotendo un grande gradimento da parte della clientela. Un successo, un'idea innovativa di presentare i nuovi prodotti ai propri clienti in un momento in cui è veramente difficile accontentarli. Sì, è la seconda edizione perché purtroppo l'anno scorso siamo rimasti al palo e devo dire che essendo diciamo il primo momento di ripresa e di contatto con le persone, i clienti, i fornitori eccetera eccetera, siamo stati molto soddisfatti perché comunque si va a concludere la seconda giornata e abbiamo avuto in questi due giorni, per quanto riguarda la clientela, almeno 150 clienti che vengono praticamente da tutta Italia. Abbiamo i nostri più importanti fornitori e nella giornata di ieri abbiamo fatto anche un pomeriggio aperto a tutti gli appassionati con alcuni personaggi anche del mondo delle due ruote e col tutto esaurito, insomma, tutto esaurito sempre considerando quelle che sono le disposizioni relative a questo tipo di avvenimenti. Quindi siamo decisamente soddisfatti perché comunque vediamo che c'è un riscontro da parte delle persone nel tentativo, nel provare a ritrovarsi e a rincontrarsi. Abbiamo notato anche una grande collaborazione, un grande feeling con i vostri fornitori, marchi importanti a livello globale, che però hanno stretto un partnership molto solido con il vostro gruppo. Sì, diciamo che probabilmente anche loro si erano stancati di fare delle videoconferenze, insomma, perché comunque era diventata una routine che non portava comunque a grandissimi risultati, perché comunque dopo un po' certe dinamiche vengono a mancare. Sicuramente abbiamo avuto la presenza di diverse aziende, purtroppo altre avevano degli impegni collaterali. Comunque siamo riusciti ad avere più di 12 fornitori e praticamente partner che vengono da tutta Europa, ed è stato un momento molto importante anche per confrontarsi, per capire quelle che sono le situazioni contingenti del nostro mercato, che è legato anche a tante problematiche, non solo diciamo al successo della bicicletta in generale, ma ci sono problematiche importanti che dobbiamo cercare di risolvere tutti insieme. Ecco, mercato che è cambiato radicalmente nel giro di 2-3 anni, mentre nell'ultimo periodo pre-pandemia era importante avere la qualità e il prezzo, oggi il servizio è senz'altro al primo posto perché il cliente ha bisogno di risposte e oggettivamente in questo periodo è molto difficile dare risposte certe alla clientela. Come vi siete organizzati, come vi siete mossi? Sì, diciamo che il servizio sta diventando sempre più importante anche perché comunque le dinamiche, come dicevi, stanno cambiando. Ormai non c'è più solo nei player, c'è il negozio fisico, ma ci sono anche i negozi virtuali, quindi c'è la possibilità di trovare il materiale in tante maniere diverse, ma alla fine l'utilizzatore finale spesso si trova a dover affrontare dei problemi e deve trovare delle soluzioni. Le soluzioni gliele può dare solamente una persona preparata, quindi il servizio rimane basilare all'interno del nostro mondo. Noi stiamo lavorando per cercare comunque di attrezzarci sempre più. Nei nostri progetti c'è quello di modificare ulteriormente il nostro centro assistenza, ingrandendolo. Avremo a breve, cominceremo i lavori per raddoppiare lo spazio che è riservato all'assistenza, perché comunque le richieste sono sempre maggiori, proprio perché, come ti dicevo, spesso il cliente pensa di fare un affare in qualche maniera comprando il materiale dove c'è la reperibilità, ma poi ha dei problemi non indifferenti di gestione del prodotto, di gestione delle garanzie, di gestione dell'assistenza, e quindi noi ci dobbiamo muovere di conseguenza. Ecco, voi siete stati veloci a modificare il vostro atteggiamento nei confronti del mercato. I vostri clienti si stanno attrezzando per questo mercato che sta cambiando molto velocemente? Nel senso, no, comunque diciamo che il mercato italiano della bici sta cambiando in maniera radicale, cioè era un mercato che fino a qualche anno fa comunque era radicato su tantissime piccole attività quasi familiari. Il negozio di bici, l'ipermercato che vediamo nel nord Europa, in Italia era praticamente sconosciuto, a parte qualche piccola mosca bianca.
stanno cominciando naturalmente anche coloro che gestiscono dei negozi di metratura e di fatturato non grandissimo a capire che ormai il one shot non esiste, la telefonata per avere il pezzo il giorno dopo non esiste più, quindi o si programma oppure non si va da nessuna parte, questo sicuramente fino al 2024, poi questa bolla non lo so se esploderà o meno, ma da quello che vediamo, dai confronti che mi ha fatto con i fornitori, fino al 2024 la situazione dal punto di vista delle consegne, della gestione, degli ordini non cambierà. Argomento che mi sta molto molto a cuore e mi pare di capire anche a te, quello di aiutare i giovani, oltre al vostro team Continental che sono praticamente semiprofessionisti, quindi siamo già a un livello abbastanza elevato e lì diventa un messaggio anche pubblicitario, voi siete molto vicini a tante piccole società giovanili, abbiamo visto all'interno dell'Open Day anche una bellissima premiazione riservata ai bambini con G2, G3, ragazzini di 6, 7, 8 anni, è stata una cosa veramente molto molto bella e è positivo che una industria, perché così vi devo chiamare, è vicino a questo movimento, fondamentale secondo me l'aiuto di aziende come la vostra, questo movimento è in grande difficoltà, non ci sono più volontari, poche vocazioni da parte dei bambini, quindi è necessario una volta di più aiutarli. Sì, indubbiamente il nostro lavoro con le società sta migliorando sempre più, abbiamo dei buoni rapporti con la federazione provinciale e anche con la federazione regionale dell'Emilia Romagna, di cui siamo qui in Emilia, quindi noi ci confrontiamo con loro, la squadra Continental si confronta invece con la federazione nazionale, ma questo è un altro discorso. E abbiamo diverse collaborazioni che portiamo avanti da anni, quindi sia a livello juniores che a livello di allievi eccetera eccetera, poi un po' la novità è questa nuova scommessa, diciamo che più che altro una nuova idea è quella di riportare il ciclismo Under 23 Elite nella città di Reggio Emilia, dove manca penso ormai da più di 30 anni, insomma, quindi abbiamo gettato le basi per una nuova squadra, è una squadra comunque senza grosse pretese sia di risultati che di altre cose, però per cercare di cominciare e diciamo che ormai siamo in dirittura d'arrivo per poter presentare ai nastri di partenza della prossima stagione dei ragazzi che saranno targati a Reggio Emilia. Secondo te mancano più i dirigenti, cioè la gente disponibile a lavorare all'interno delle piccole società, o manca la vocazione da parte dei ragazzi? Beh, diciamo che naturalmente è come in tutti i casi un mix, noi vediamo che comunque c'è uno scambio di persone ai vertici comunque delle società, c'è uno scambio generazionale lento, però io vedo insomma nella nostra regione che ci sono facce nuove, quello sì. Chiaro che spesso si devono confrontare con un mondo burocratico che non è facile da gestire e spesso la voglia di fare poi sparisce perché insomma ti mettono un po' i bastoni fra le ruote. Per quanto riguarda l'attività giovanile, questo è un problema che comunque non è del ciclismo, parliamoci chiaro, di tutti gli sport. Quindi è chiaro che dobbiamo, oppure debbono chi comanda ricapire, rigestire quello che è l'attività sportiva di base, partendo dal basso, cioè il ricordo dei giochi della gioventù, tanto per intenderci, è stata una spinta che ha portato avanti lo sport per decine d'anni in questo paese, insomma. Quindi viene a mancare sicuramente la base ed è evidente che a un certo punto, a una certa età, quando i genitori poi a un certo punto si stancano anche di fare gli autisti ai figli, diventa poi difficile che i ragazzi continuino, anche perché lo sport e il ciclismo ce lo sta dimostrando in questi ultimi anni, sta sempre abbassando sempre di più l'età in cui si diventa atleti e quindi a una certa età o vinci o smetti. Dagli atleti ai pseudoatleti, la pandemia ha portato alla ribalta un numero enorme di sportivi,
una parte si dedicava al jogging, forse perché era vietato, e una parte ha cominciato ad andare in bicicletta. Quando hanno riaperto, quelli dedicati al jogging si sono quasi tutti ripersi. In bicicletta ho l'impressione invece che la maggioranza sia rimasta ancorata al nostro sport. Sì, diciamo che comunque questi appassionati del lockdown ne sono rimasti tanti, e questo è un bene naturalmente per gli affari. Comunque sono poi comunque tutti appassionati che poi possono poi diventare anche, come dicevi tu, dirigenti, cioè il ciclismo pian piano è una malattia che ti prende, insomma, quindi questo può essere importante. È evidente che bisogna poi cercare di non perdere queste persone. Il problema, come sappiamo, il discorso delle piste ciclabili, il distanziamento all'interno della sicurezza, cioè, c'è tutta una serie di problemi che comunque, devo dire, in Italia si sta in qualche modo cercando di lavorare, insomma. È chiaro che non possiamo pretendere di avere tutto, però noi abbiamo visto dei passi anche da parte dei ciclisti stessi. Diciamo che comunque in generale la disciplina del ciclista all'interno delle strade è molto migliorata rispetto al passato. Poi le problematiche ce le abbiamo, però anche il discorso della sicurezza, le luci, tutta una serie di cose che ormai è normale vedere una bici da corsa con le luci. Fino a 3 anni fa sarebbe stato impossibile. Così come ormai io penso sia quasi impossibile vedere un ciclista senza casco, insomma, questo l'abbiamo già sdoganata questa, quindi non ci, è una cosa. Ultima domanda, quanto è cambiata la comunicazione per un'azienda come la vostra in questo periodo? Voi lavorate a livello nazionale con marchi internazionali, quindi importantissimo per voi comunicare. Però anche qui in poco tempo è cambiato tanto. Beh, intanto bisogna dire che in questo momento bisognerebbe non comunicare, cioè nel senso che c'è un problema di consegne, ci sono dei problemi che bisognerebbe stare in silenzio, perché naturalmente andiamo a presentare delle cose, poi dopo quando ce le vengono a chiedere diciamo sì, casomai fra 2 anni te le possiamo consegnare. Questo qui andiamo un pochettino, però è evidente che bisogna lavorare in maniera diversa, perché questo ce lo insegna comunque il mondo di tutti i giorni, i social, il marketing è cambiato tanto, bisogna cercare di stare al passo coi tempi. È chiaro che tante cose, a tutto non si può rinunciare. Faccio un esempio su cui noi siamo rimasti fedelissimi: il catalogo. Noi pubblichiamo un catalogo di oltre 500 pagine, che abbiamo presentato ieri, ed è un catalogo cartaceo. I nostri fornitori, quando diciamo che facciamo il catalogo, si inorridiscono, dicono: ma come, il catalogo, la carta non la vuole nessuno. Poi sono loro stessi che tutti gli anni ci chiedono di mandargli il catalogo, perché se lo mettono sulla scrivania, perché comunque adesso è un catalogo un po' diverso dal solito, un mix catalogo, libro e di illustrazioni. Quindi diciamo, va bene cambiare, ogni tanto guardiamoci anche alle spalle, perché quindi c'è ancora qualcosa di buono. Possiamo concludere dicendo che in questo campo qui è molto meglio stare davanti piuttosto che a ruota. Sì, esatto, sì, abbiamo il vento in faccia, però non ci addormentiamo. Qui è meglio. Grazie per la chiacchierata. Grazie a te.